insomma, bisogna calcolare che questi in fin dei conti ci danno lavoro. È un problema. Ce n'era un altro, un giovane avvocato che anni fa apprezzò e sostenne l'uso spregiudicato della mafia dicendo appunto che il fine giustificava i mezzi. Voi siete molto giovani, ma credo che dobbiate conoscere. Chi non lo conosce, questo avvocato si chiamava Michele Sindona. Era un membro della loggia P2, un faccendiere, un banchiere, un grande delinquente. Non lo dico io, perché poi fu messo in galera perché era il mandante dell'uccisione di un altro avvocato che l'aveva inquisito. Fu poi a sua volta ucciso in galera attraverso uno stranissimo caffè al cianuro. Il personaggio era molto chiacchierato ai tempi. Noi per questo, vi dicevo, pensiamo che la lotta alla mafia parte anche da casa nostra, anche pensando alle tante persone che hanno perso la vita nella lotta alla mafia. Tante persone non sono magistrati, ci sono decine e decine di sindacalisti che sono stati ammazzati dalla mafia. Questo bisogna ricordare. C'è bisogno quindi di un'antimafia militare, ma c'è bisogno anche di un'antimafia civile. Noi abbiamo sempre detto che per noi il più grande esempio di antimafia civile è l'esperienza dei campi sequestrati alla mafia. Sapete che in Toscana ci sono centinaia di ragazzi, giovani, quanto voi, perché l'età si è abbassata, che ogni anno vanno a Corleone per fare un'esperienza per coltivare le terre che sono state sequestrate alla mafia. Lo fanno volontariamente e lo fanno riportando a casa un messaggio, che è quello di dire che da quell'attività si può ricavare anche denaro pulito, non solo denaro che la mafia in qualche maniera veicola. Poi vi chiederete, ma voi che c'entrate, siete il sindacato dei pensionati, se ragazzi hanno 16-18 anni, voi che ci fate, no? Ci senta, perché noi da tanti anni andiamo insieme ai ragazzi, si cucina per loro, però tra una pasta asciutta e un'altra si chiacchiera e si parla di che cos'è il sindacato. Ve lo dico perché una volta, una delle prime volte che parlavo con ragazzi, gli chiesi, ma lo sapete che è la CGL? Mi dissero, certo, il posto dove mi babbo va a fare il 7:30. Ecco, io preferirei che stamani mattina si uscisse di qui pensando che il sindacato è qualcosa di più. È qualcosa che lotta per la legalità, per l'onestà, per i diritti, quelli di cui avete parlato voi. I diritti nel lavoro che qualcuno cerca di annientare, invece noi si porta avanti anche questa battaglia. Lo facciamo con il massimo dell'umiltà, perché parliamo con ragazzi raccontando la nostra vita, la nostra esperienza nel sindacato, le nostre lotte, raccontiamo anche i nostri errori, perché siamo persone e quindi gli errori li abbiamo fatti. E tra l'altro, proprio facendo questo, io per esempio non apprezzo granché quando si cerca di ributtare la colpa di quello che succede sulle giovani generazioni, perché penso ci sia un mondo di adulti che ha grandi responsabilità per quello che è successo, grandi. Purtroppo si riconosce che l'impegno civile, soprattutto per i giovani oggi, è molto difficile in questa crisi etica che c'è a giro. Io credo però che i giovani abbiano, questo sì ve lo dico, un dovere, che è quello di rispondere a queste difficoltà con la forza della loro gioventù. Noi da parte nostra abbiamo il dovere di portare memoria, di raccontare, perché vedete, qualcuno di voi, ho visto nei titoli, parlerà anche di Falcone e Borsellino. Probabilmente all'epoca di quelle stragi nemmeno eri nati voi, perché è passato più di 20 anni, no? E erano persone però che hanno pagato con la vita la voglia di cambiare, di avere un mondo diverso, di avere un mondo più giusto, un mondo legale.
c'è stato un problema. Al tempo di quei fatti ci fu una grande risposta contro la violenza da parte delle persone. Credo che chi in qualche maniera a quel tempo avrebbe dovuto cavalcare quell'onda, purtroppo non l'ha fatto, anche per cambiare le forze sociali. E oggi magari voi trovate un mondo che vi si presenta molto difficile, dove prevale la violenza, la mancanza di diritti, la disoccupazione, perché anche questo è un problema grosso per voi. È anche per questo che lo Stato dovrebbe ricostruire un rapporto di fiducia con la vostra generazione, però dico anche con la nostra, non è che... Per questo vi dico, non basta contrastare la mafia, bisogna ricostruire la democrazia e rafforzarla con l'impegno di tutti, di quelli che rappresentano le istituzioni, i partiti, perché anche lì che si muove tanto su questa cosa. E un partito che in qualche maniera parlasse di antimafia contro la criminalità, ma anche un'antimafia nella politica, per l'efficienza della pubblica amministrazione, per una scuola che funzioni, per avere delle regole nel libero mercato, io credo che se ci fosse un partito che perseguisse questi obiettivi, sarebbe un partito che meriterebbe la fiducia di tutti i cittadini. Perché il sangue di persone come Borsellino e come Falcone, io credo che non debba essere versato in vano. Poi voi vi chiederete, ma queste persone come erano? Erano dei sognatori, degli idealisti, degli utopisti, no? Non lo so, forse, certamente, però loro ci hanno provato a costruire qualcosa di differente. E ci si voglia credere o no, le utopie hanno costruito la storia. Io leggevo tempo fa una frase che parlava di voi, parlava dei giovani, e diceva che la qualità più importante che possedete, oltre all'entusiasmo e all'ingenuità. Spiego meglio. I giovani che non hanno ancora lo scetticismo degli adulti credono nella loro ingenuità, che i loro sogni e le loro utopie siano realizzabili. Ve la dico serenamente, questa è la nostra speranza, cioè che voi riusciate nella vostra ingenuità a costruire qualcosa anche per noi, che noi non siamo riusciti a fare probabilmente. Questa è la sfida che noi abbiamo messo in questo progetto. Un piccolo contributo per aiutare a rieducare la popolazione e formare una nuova classe dirigente. Siete voi, eh? Perché nel futuro ci siete voi e tutte le nostre speranze collettive. Perché vedete, la cultura della legalità è qualcosa di più di una semplice osservanza delle leggi, come vedevo in alcune slide, rispettare le leggi. La cultura della legalità è qualcosa di più. È un sistema di principi, di idee, di comportamenti che ci fanno stare poi in una convivenza civile gli uni con gli altri. Ecco perché il motivo del nostro impegno. Io vi dico, attraverso i vostri lavori, che poi mi impegno a vedere anche gli altri, credo che il nostro messaggio sia arrivato. Lo dico per voi e per i vostri insegnanti che tanto ci mettono di impegno in questa cosa. Il messaggio era questo: la cultura e la conoscenza aprono la mente alla riflessione e al coraggio, al rispetto degli altri e alla tolleranza. Voi avete parlato di libertà, io dico che queste cose ci rendono migliori e siccome ci rendono migliori ci rendono anche liberi. Quindi grazie del lavoro che avete fatto a tutti.